Azienda Agricola Pinto, dalla tradizione all'innovazione. 40 anni di storia nel nome dell'eccellenza e della passione per l'uva da tavola. L'azienda Agricola Pinto, situata a 400 metri dal mare, in agro di Mola di Bari, nasce circa 40 anni fa dalla tradizione contadina di famiglia, che, grazie all'esperienza del suo fondatore Vito Pinto, si specializza nella coltivazione di uva da tavola. Nell'ultimo decennio la gestione passa alla seconda generazione con Domenico Pinto. Siamo in territorio di Mola di Bari in occasione del primo taglio dell'uva della qualità Vittoria. Ci troviamo nella tenuta Pinto e a Domenico Pinto, l'imprenditore, chiediamo che cosa ti ha spinto a investire in questo settore. Sì, prima di tutto mi ha spinto la tradizione che ci lega dalla famiglia, anche mio padre, addirittura anche mio nonno coltivava da tavola. Poi perché è un settore che ti dà molte gratificazioni, nel senso che vedi la pianta di crescere diciamo, e quindi poi il frutto che porta. Come vedi l'evoluzione del settore dell'uva da tavola in Puglia? Sta scomparendo la fascia intermedia e quindi noi abbiamo uva di primissima qualità e uva che di seconda. Ci puoi dare qualche anticipazione dalle prime fasi di commercializzazione su come andrà il mercato quest'anno? Il mercato sembra positivo, fortunatamente il clima è buono, anche perché bisogna dirlo, nella nostra fortuna è di stare nel bacino del Mediterraneo e quando c'è l'anticiclone delle Azzorre ci dà quella differenza a confronto a altre nazioni che si affacciano nel Mediterraneo di avere un prodotto giallo e croccante da mangiare, e quindi questo sui mercati viene apprezzato. Come consideri il rapporto tra l'economia del settore e il contesto socio-economico del territorio? Purtroppo, bisogna dirlo, ci sono oggi tante difficoltà in questo settore, mentre fino a 7, 8, 10 anni fa l'economia era, il reddito dell'imprenditore agricolo era maggiore, oggi si è assottigliato molto, dalle vendite dell'euro, e quindi bisogna avere una grossa specializzazione. Poi c'è anche da dire che purtroppo, visto questa situazione, i giovani stanno lasciando questo mondo e il problema nostro è che ci potremo trovare in futuro senza delle tipicità, senza dei prodotti tipici, perché paesi come Mola hanno fatto la loro storia prima con l'olio d'oliva, perché nell'Ottocento addirittura partivano i bastimenti che si vendeva l'olio di Mola a Venezia, e poi con i carciofi che ci legava il carciofo al territorio di Mola, e ora con l'uva da tavola. Venendo quindi a ridursi il reddito dell'imprenditore agricolo, purtroppo bisogna dire che questo oro giallo fra alcuni anni può diventare proprietà di altre persone che lo coltiveranno in altre zone nel bacino del Mediterraneo e non più qui in Puglia. Andando più nel locale, come incide questo settore dell'uva da tavola nell'indotto dell'economia del sud-est barese e del territorio di Mola? Beh, come dicevo, si riesce a dare il giusto valore al nostro prodotto e quindi il reddito all'agricoltore, crea un indotto non indifferente, perché si incomincia dei lavori invernali, poi oggi con le coperture lavora l'industria, la cenelatura, che ormai vanno tutti i giovani, anzi con ansia, non aspettano altro che avvenga la cenelatura per poter andare a lavorare quei 20-30 giorni per poter poi avere, come dire, un po' di soldi in tasca durante l'estate, e per apprezzare anche il lavoro nel momento in cui stanno a studiare o si stanno per lavorare, per vedere anche come ci si lavora in campagna. Come si sta muovendo secondo te il GAL del sud-est barese sul territorio, per la promozione del territorio e per la promozione dell'uva da tavola? Beh, il GAL del sud-est barese è da poco che si è formato, l'abbiamo costituito da pochi mesi, quindi dobbiamo dargli un po' di tempo per organizzarsi.
il gallo del sud-est barese può essere per noi fondamentale per poter incominciare a pensare, perché il nostro errore è stato quello di pensare solo all'estero per quanto riguarda il discorso dell'uva da tavola, però bisogna dirlo, ahimè, nelle zone limitrofe, anche a Bari, questo prodotto non viene ancora conosciuto e non c'è l'imprenditore che ci mette la faccia. Quindi bisogna incominciare ad avere un rapporto diretto con il consumatore, però questo non è facile, perché poi a monte ci vuole un'organizzazione. Noi come Tenuta Pinto stiamo incominciando a pensarci, e quest'anno per la prima volta saremo presenti al mercatino del gusto a Maglie, a Lecce, perché vogliamo incominciare, come si dice, a metterci la faccia insieme alla produzione. E quindi che cosa sogna l'imprenditore Pinto per il suo futuro e per il futuro anche degli altri imprenditori dell'uva? Beh, come dicevo, che è nel nostro DNA, nel senso che la viticoltura specializzata è incominciata qui in questo territorio. Primo perché siamo baciati dalla fortuna che il territorio è favorevole per questo tipo di produzioni, e poi anche perché ci sono stati dei viticoltori che con la loro passione, con la loro esperienza, l'hanno tramandato da padre in figlio. Se questo patrimonio, che oggi nello scenario della globalizzazione, molti prodotti arrivano e arriveranno dall'estero, noi se riusciamo a legare il prodotto al territorio può essere, come dicevo, uno strumento attraverso il GAL, attraverso la pubblicità, attraverso il marketing, che può creare un indotto anche dal punto di vista turistico, cioè la gente può venire in Puglia perché c'è la Valle d'Ite, sono andato a Brobello, poi perché ci sono dei prodotti tipici, che questo prodotto è diverso dal prodotto che viene coltivato in Tunisia, in Turchia, ecco, perché ha delle sostanze nutraceutiche diverse da altri. Grazie mille. Ciò che differenzia l'azienda Pinto è la ricerca continua volta al miglioramento delle pratiche culturali al fine di realizzare un prodotto di eccellenza nel rispetto della natura e con scarsi residui di fitofarmaci. L'obiettivo per Domenico Pinto è quello di investire in questa direzione, che lo porta a diventare nei prossimi anni tra le migliori aziende biologiche e rispondere così alla sempre più crescente sensibilità del consumatore verso un'alimentazione sana e genuina.